Resident Evil Zero. E buonasera a tutti, ragazze e ragazzi. Siamo qui su Resident Evil Zero. Come avevo detto alla fine della seconda run del primo Resident Evil, pensandoci un attimo, e visto che ce l'ho già, ho detto facciamoci prima Resident Evil Zero, che diciamo sono ancora abituato al tipo di telecamera e quindi sarebbe più difficile per me giocare prima il quinto. Beh, prima il quinto no, però poi dal quinto passare al zero, insomma, mi dovrei riabituare. Quindi, allora, prima di partire, faccio vedere le impostazioni. In questo caso nessun problema né con risoluzione né con nient'altro, tutto al massimo. So che è una specie, credo, di remake o remaster, non saprei, non lo so. Nello specifico in realtà non lo so, questo Resident Evil Zero. Però so che narra le vicende prima del primo, quindi con la squadra Alpha, se non erro. Allora, nuova partita per me è una blind run come il primo. A parte il fatto che narra le vicende prima del primo, non so, e che siamo Rebecca insieme a un altro, non so nient'altro, quindi oddio, facile, normale, difficile. Bella scelta, il gioco non lo conosco, però facciamo difficile. Resident Evil Zero. Proviamoci. Allora, formato widescreen, stile comandi nuovo, alternativo, nuovo tipo di comandi più moderno. Sì, teniamo questo, sì, va bene. Vediamo. A midwestern town in America, Raccoon City. A solitary island far off in the sea, Rockfort Island. An island that would become the second Raccoon City, Sheena Island. There are still many unanswered questions about these seemingly unrelated yet intensely traumatic events. Though it is believed that the International Enterprise Umbrella was somehow involved, little is known as to the origin of this faceless corporation. When was it established? By whom? And how was the T-Virus created? To uncover the truth, we must delve deeper into the events which transpired in the beginning, before the mansion incident. Really? 3 luglio 98. Do you think so too? Yeah. Do about it. Hold off for a while. But I wonder how those are. Vampiro sembra quello. Due ore più tardi. It began as a simple investigation of some bizarre murders in the suburbs of Raccoon City. Nothing in our training could ever have prepared us for the nightmare that ensued. We never stood a chance. What's going on? Engine failure. Emergency landing. Oh.
Check the current position and investigate the surrounding area. Captain, look! Captain! What happened? Court order for transportation. Prisoner Billy Cohen, ex-lieutenant, 26 years old. Court-martialed and sentenced to death July 22nd. Prisoner is to be transferred to the Regathon base for execution. Those poor soldiers. They were good men just doing their jobs, and that scum murdered them and escaped. All right, everyone. Let's separate and survey the area. Our friend is brutal and ruthless. Keep your guard up. Ovviamente non è stato lui, ovviamente. Il tuo incubo è cominciato. Grazie. Impossibile tornare indietro. Chi vuole tornare indietro? Ah, ok. Siamo qui con Rebecca. Sembrerebbe... I bagagli giacciono sparsi nello scompartimento. I sedili sono macchiati di sangue. Sembrerebbe tutto tranquillo. Uguale? Sì, uguale. Qua c'è... Sembra interagibile sta borsetta. Spicca un po' rispetto al resto. La porta di accesso al vagone ristorante è chiusa, non puoi entrare. Beh, il fondale l'hanno migliorato rispetto al primo. È già più bello. Cosa della porta l'hanno tenuta proprio come il primo. This is Officer Chambers from Stars Bravo team. Please identify yourself. Is someone there? Ah, bravo. Bravo team, ha detto. Savo Alpha. Vabbè, comunque la squadra speciale, la Stars, la prima squadra. Ecco. Mo? Siamo circondati. È chiusa. Aspetta. Ush, ush, ush. Vai, schivato. Ok. No, dobbiamo conservare i colpi. Ah, non ho visto l'inventario, a proposito. No, così sono in palo. Non si apre. Aspetta, i comandi sono diversi. Sono diversi dal primo. Questa è la mappa. Ed è il grilletto. Cioè, aspetta. Così è per... Guarda, non voglio sparare. Voglio aprire l'inventario. Me lo fate aprire? Non si sa. Ah, con quadrato. Aspetta, c'è quadrato, sarebbe X sul PC. Aspetta un attimo. No. Forse era così. Opzioni. Comandi. Mettiamo lo stile... Solo, squadra, map. Vedi, map. Mira. Azione, attacco. Con A. Schermata di stato, X, cambia personaggio, perché c'è il personaggio, muovi partner. Allora mi conviene lasciarli così.
Sono diversi per un motivo, vabbè, mi devo abituare. Compagno. Abbiamo 30 colpi. Persona, apparecchio per mescolare. Esamina. Un insieme di strumenti usati per la preparazione di medicinali. Vabbè, siamo medici ultimamente. Va bene. Fuori la pioggia si sta rapidamente trasformando in un diluvio. 202. Entriamo. Non sembra esserci nulla di utile. Un documento. Diario del passeggero, 14 luglio. Oggi il capo ha impartito degli ordini. Abbiamo il compito di condurre delle indagini sui resti del laboratorio nelle montagne Arklay. Siamo divisi in due squadre. Il nostro è il gruppo iniziale. Dobbiamo indagare ciò che resta delle ricerche abbandonate. 16 luglio. Purtroppo la produzione preliminare di armi bioorganiche tipo Y-139 ha dovuto essere interrotta a causa di queste indagini. Lo stesso vale per quelli di tipo Y-139. È ancora molto ciò che non sappiamo sulle creazioni del crostaceo o virus T. Ci sarebbero ancora moltissime interessanti ricerche da condurre in merito. In base alla specie e all'alimentazione somministrata, dosi anche minime di virus T possono provocare notevoli mutazioni in fatto di solidità, dimensioni, moltiplicazione di tossine interne e sviluppo cerebrale. Assumendo il controllo di questi effetti si avrebbe la possibilità di produrre un'arma potentissima. Ma dallo sviluppo improvviso dell'involucro deriva una conseguente fragilità. Soprattutto alcune aree divengono estremamente vulnerabili. Ed è ancora più grave è il fatto che una di queste aree è il guscio che protegge il cranio. Questo laboratorio in cui ci stiamo recando stava conducendo le stesse ricerche? Ci sarebbe senz'altro utile per raccogliere dati e campioni in grado di aiutarci nelle nostre ricerche. 19 luglio. Il giorno fatidico sta finalmente per arrivare e io sono sempre più agitato. I giornali e le televisioni locali di Raccoon City abbondano di notizie relative a strani omicidi avvenuti nei sobborghi della città. Ma non posso credere che la causa di ciò sia il virus, anche perché se lo fosse... No, non posso pensarci adesso. Devo concentrarmi sulle indagini e fare in modo che tutto vada per il meglio. Vabbè, aveva già capito tutto, però ha detto no, no. È sbagliato. Ah, questo poveretto deve essere stato attaccato durante il sonno. Il suo corpo è coperto da una sostanza gelatinosa. La stessa che colava... Vestito elegantemente rifinito, le tasche sono vuote. Colava, sì. Dove c'era il convoglio lì, il prigioniero. Allora, la mappa così, a vedere. Allora, immagino che l'area verde sia completa e quella blu forse non completa. Elenco oggetti. Nessun oggetto... Seleziona mappa, nascondi, cambia livello. Non ci sono livelli, vabbè. 201 è aperta. Oh. Non si è messo nulla di utile. Ordini investigativi. Macchie di sangue. Alcune parti sono illeggibili. 8 miglia al nord di Raccoon City, nelle montagne Arklay, si trova il centro di addestramento della nostra compagnia. È stato chiuso anni fa. Al momento... Ah, perché forse è parzialmente illeggibile. Al momento stiamo conducendo uno studio preliminare volto alla riapertura del centro. La prima unità investigativa si trova già sul posto per avviare le ricerche. Esigo la vostra squadra fornisca il supporto necessario. I seguenti ordini sono William Birkin e unità investigativa. Il resto è lacerato e leggibile. Ok. Qua c'è una piantina. Io la prenderei, erba verde. Poi abbiamo i nastri. Quanti ce ne danno? Sì. Non sembra esserci nulla di... Quanti ce ne danno di nastri? 3. Ok. Allora, ci abbiamo anche la cassa.
Non ci ho fatto caso, a dir la verità. Non mi sembra. No, c'è una macchina da scrivere. Vabbè, salvare sì, dai, salvo il primo salvataggio. Il gioco non... non lo conosco, perciò dai, salviamo. Ok. Scompart, vabbè. Va bene. Occhio adesso, eh. C'è neanche il primo, in realtà, lo conoscevo. Però... con Barry mi sentivo più sicuro. Ok. E ho la piantina in nastri, però... beh, ci sarà anche qua la cassa, dai. È chiusa, non può essere aperta. Sulla porta si legge ufficio del conducente. Quello è chiusa. Questo? Il corpo di questo inservente è stato orribilmente sfigurato. Ha in mano un oggetto. Chiave del treno. Chi è? Ah, ma sarà... il fuggitivo, no? C'era la foto sua. Billy. Sì, mi sa che è lui. So, you seem to know me. Been fantasizing about me, have you? You're the prisoner that was being transferred for execution. You were with those soldiers outside. Oh, I see. You're with Stars. Well, no offense, honey, but your kind doesn't seem to want me around. So, I'm afraid our little chat time is over. Wait, you're under arrest. Sì. No thanks, Dollface. I've already worn handcuffs. I could shoot, you know. Edward, are you all right? What happened? It's worse than... we can't. You must be careful, Rebecca. Forest is full of zombies and monsters. Zombies and monsters. E cani. Aspetta, ma la mira non mi trovo. Devo provare. È chiusa. Merdaccia. Ah, così. Che culo. Aia. E dai. Vado. Sento, lo sento, non lo vedo. Ah, uno forse è morto. Madonna. Come sono messo? Siamo su attenzione, vai, usa. Che cazzarola, aspetta. Sento i passi, ma... ok. È morto, 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 è morto. Per ricaricare... ah, uguale. Ok. Siamo sopravvissuti. Non ho sprecato neanche troppi colpi. Chiusa non può essere aperta. Ma la chiave... qui non c'è nient'altro. La chiave del treno. Pensavo andasse qua. Invece forse qua serve... qui c'è un dispositivo leggi schede, infatti. Sembra che la porta si apra utilizzando la scheda giusta. Quindi devo tornare indietro. Abbiamo detto che qua c'è la stanza di salvataggio. Ok, ma della scatola nessuna traccia. Poi, qua avevamo già visto. Ok, sì. Devo tornare di qui. Aspetta. Meno male sono fermi. Sono tutti fermi. Non c'è movimento. Fa vedere la mappa.
stanza di salvataggio che la segna. Ah no, adesso la segna blu questa. Forse la cosa blu dove siamo noi. Boh. Comunque devo andare di lì. Forza. Vabbè, proviamo a correre. Via. Ah sì, è tutto libero. Dai, vai, vai. Ok. E no, quelli conviene scartarli. This is Rebecca. Over. Ah, Enrico. Enrico! Hello! Can you read me? Please respond. Rebecca, I can hear you. Now listen up. We've obtained detailed information on the fugitive from a document found in the wrecked wagon. Billy Cohen killed as many as 23 people. Over. 23 people. We have also confirmed that he was institutionalized, so keep your guard up. Can you hear me, Rebecca? Over. Stay alert, Rebecca. You wouldn't think twice before killing him. Invece non è vero. Enrico! Captain! Hello? Hello! Ok. Ok. Ah, qua c'era la borsa, sì. No, qui è chiuso. A vedere la mappa. Enrico, sì. Infatti mi è sembrato di riconoscerlo. Oddio. Ciao. Hai usato la chiave del treno. Non hai più bisogno di questa chiave. Sì, la gettiamo. Devo aprire solo sta porta. It's gonna be dangerous from here on in. Why don't we cooperate? Cooperate with you? Listen, little girl, if you haven't noticed, there's some pretty freaked out things on this train. And I, for one, want to get out of here. I don't think we stand a chance doing it alone. You expect me to trust you, a wanted felon? I don't need your help. I can handle this on my own. And don't call me little girl. All right, Miss Do-It-Yourself. What should I call you? The name is Rebecca Chambers, but that's Officer Chambers to you. Well then, Rebecca, why don't you go and try while I wait here? Mm-hmm. Cosa? Sembra essere una porta automatica. Ora manca la corrente, quindi non può aprirsi. Faccio un documento. Avviso ai supervisori. Dopo aver chiuso il vagone ristorante, i supervisori sono richiesti. Ho richiesto a spegnere l'apertura automatica delle porte dopo essi assicurati che tutto il personale abbia abbandonato il vagone. L'interruttore principale delle porte automatiche si trova sul tetto del quinto vagone. Le ispezioni avranno luogo quando il treno sarà all'interno del deposito. Dopo aver compiuto le ispezioni, utilizzare la scala sul retro del secondo piano del vagone ristorante. Bella core, dipartimento di manutenzione. Dobbiamo andare sul tetto del quinto vagone. Anche le scale. Il bancone è ricoperto di ricevute e delle ordinazioni dei clienti. Chiusa a chiave dall'altro lato. Ma quello, scusa. Excuse me, sir. Sir. Sembrava... Oh. Sembrava intero, cioè... E sano. Cos'è? Cos'è sto coso? Aspetta, ciao. Ah, ma non posso andarmene? Ah, no.
Ooh. Sono viscidi. Okay? Vabbè, controlla sto qua. STS. Vampiro qui. Who is that guy? What's going on? Who's controlling the train? Go and check out the first engine car. Listen, we gotta cooperate with each other from now on. You got that? Well, I don't clue in, girl. Or maybe you like being worm bait. All right, but you just remember, I will shoot you if you try anything funny. Fine. Now take these with you. Da dei colpi, grazie. If you find anything, give me a call, all right? Aspetta, io volevo vedere qui. Manuale giocatore 2, cambio del personaggio. È un sistema che ti permette di controllare i due personaggi principali, Rebecca e Billy. Di utilizzare le rispettive abilità per progredire nel gioco. Il personaggio che controlli viene identificato con il nome di protagonista. Il personaggio che non controlli assume invece il nome di compagno. Controllare il compagno. In generale il compagno si muove indipendentemente, ma puoi usare levetta destra per controllarlo direttamente. Selezionando compagno nella scheda di stato puoi dare istruzione a quel personaggio. Solo, entrambi i personaggi si muovono indipendentemente. Squadra, il compagno segue il protagonista. Attacco, il compagno attacca automaticamente. Inattivo, il compagno non eseguirà alcun attacco. Puoi inoltre premere back per alternare tra solo e squadra. Premi Y alla schermata di stato per alternare due personaggi. Per superare i vari ostacoli dovrai valutare le circostanze e cambiare personaggio se necessario. Scambio di oggetti. Quando il compagno ti è vicino è possibile scambiarsi gli oggetti nella schermata di stato. Scegli l'oggetto dalla lista del protagonista, quindi seleziona il comando scambio. Rebecca possiede le seguenti caratteristiche. Può combinare erbe e simili. Debole in fase difensiva. Può utilizzare il set apposito per mescolare varie sostanze chimiche. Billy possiede le seguenti caratteristiche. Non può combinare erbe e simili. Un ignorante, vabbè. È estremamente efficace in combattimento. Può spostare oggetti pesanti. Ok. Se il compagno viene attaccato, entrambi i personaggi moriranno se subiscono una notevole quantità di danni. Per questo tieni sempre sotto controllo le loro condizioni fisiche. Se il compagno viene attaccato in un'altra stanza, userà la radio per cercare aiuto. Oh, madonna. Nel momento in cui ciò accade, cerca di andare in suo soccorso il più velocemente possibile. Collaborare con il compagno. Alcuni enigmi non possono essere risolti da un solo personaggio. Se non riesci a progredire, prova a vedere se il compagno può essere d'aiuto. Cosa nuova? Cioè, devo controllare... sì, va tutte e due. Oh, madonna, che confusione. Aspetta, sul tavolo c'è un pasto consumato a metà. Va bene. Ok, sì, seguimi, va? Facciamo che mi segue... Qui c'è una scala, sembra condurre al tetto. Ah, sì, sì, per aprire la porta devo andare sul tetto. Diceva... del quinto vagone. Là... vedere. Billy attacco squadra. Ah, qui è il coltello 15-15. E noi abbiamo un sacco di colpi per il momento. Sì, lasciamolo così, va. Devo occuparci di tutte e due, insomma. Ah, guarda là. Qua c'è un buco.
cavo di alimentazione è stato scollegato. Sì. Ok. Ancora. Ma... E il mio compagno è rimasto su. Vabbè, dammi i colpi. Ok. C'è una piantina qui. La prendiamo. L'ascensore di servizio è fermo al primo piano. No, aspetta un attimo. Qua cosa c'è? Chiave del treno. Siamo già pieni? Quasi. L'ho sbloccata, vero? No, c'è quello che costruisce la serratura e impedisce di girare la maniglia. Se avessi qualcosa di affilato, forse riusciresti a sbloccarla. Poi il coltello. Vabbè, qui. Sì. Mettere qui dentro un oggetto? No. E non saprei cosa mettere. Ma scusa, quindi... Aspetta, detto per... Compagno... Cambia. Se io faccio così... Ah, ecco! Devo... No, eh. Cioè, con lui adesso devo andare a salvare Rebecca. Capito. Ok. Quindi Rebecca è al sicuro. Nessuno può entrare lì. Allora, intanto possiamo... Aspetta, questa qua era chiusa, vero? Sì. Sì. La porta si è aperta, adesso vedi. Forse devo mandargli il coltello, secondo me. Ok. Caffè pieno di utensili da cucina, non sembra esserci nulla di utile. Il bancone è stracolmo di cibi di vario tipo, non sembra esserci nulla di utile. Cos'è? Qui c'è un pannello di accesso. Ha bisogno di un utensile per poterlo aprire. Questa è una... è un frigorifero di uso industriale. Chiusa chiave dall'altro lato. Non c'è niente. No, di qua. Di qua cosa c'è? Eccolo qua, l'ascensore di servizio è fermo al secondo piano. Sì. Ok, qua gli devo mandare il coltello. Vediamo, mettere qui, sì. Coltello. Poi questo oggetto è troppo grande. Non sembra possibile mettere la Madonna. Che cavolo è? Una spada, eh. Eh no, allora... No, devo mettergli dentro qualcos'altro. Che cosa? No. Qua ha detto che serve... un utensile per poterlo aprire. No, Rebecca cos'è che aveva... No, ha la chiave, fammela esaminare. Fammi andare di là. Posso andare di là? Mi fa andare di là. Cioè, me la fa solo vedere. Dai, vai. Aspetta. Cambia. Ok, facciamo così. Esamina. C'è quello scritto sulla targhetta. Ufficio del conducente.
Ah, questo serve. Sì, questa va mandata su. Serve a Billy. Ok, ecco perché c'è. Richiamiamo. Sì. Ok. Sì, metto dentro la chiave. Sì. Ok, io cambio. No, cambio personaggio, aspetta un po'. Cambia. Ok. Ecco qua. Prendiamo la chiave. Ok, la chiave, ufficio del conducente. Beh, non è qua, ovviamente. Sì. No, sbagliato. Aspetta. Questo no. E devo tornare davanti. Praticamente. Devo rischivare gli zombie. Aspetta. Aspetta. Riuscirò a schivarli? No. Sono un po' troppi, eh. Ok, vai, tutti a terra, via, ciao. No, qua non ce l'avrei fatta. Non volevo neanche sparare, francamente. Siamo messi come? Siamo su, ok. Va bene, va bene. Aspetta che... Qui mi perdo però, eh. Qua sopra... Cos'è quella roba che si muove? C'è un telefono in stile piuttosto antico. Il cavo è stato reciso rendendolo inutilizzabile. Sembrano uova di un qualche tipo, una pozza di liquido gelatinoso. Si è formata intorno. No, qui è bloccato praticamente. Da sto schifo. Sì, sembrano dei girini. Cioè delle uova di... Aspetta. Qua segna tutto verde, io non so. Comunque devo tornare, andare avanti. Devo andare fino... testa, fino in testa. Cazzarola. Ah. Niente, io perché voglio provare a schivarli, ma... No, cosa... perché... Aspetta, 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 confusione. Sono andato a terra. Ah. Ok. Mi ha fatto malissimo. Siamo messi molto male. Serve una piantina. Ma qua forse... Qua non c'era più nessuno. Forse. Corpo di un ufficiale della Stasi, cadavere coperto da segni di morsi. Ha in mano un oggetto. Ah, sì. Ah, non avevo controllato. Ok. No, questa serve la tessera. Ma questo forse era? Sì. Ok. Sì. Cosa c'è qua dentro? Spero un po' di vita. Oh, c'è un po' di vita. Però lui non è capace di miscelarle, vero? Aspetta un attimo. Lui non è capace di miscelarle. Sembrano documenti concernenti manovre ferroviarie. Sono sparsi ovunque, sulla scrivania e sul pavimento. Beh. Sì, prendiamo la valigetta. Adesso la esaminiamo. Esamina. Sembra essere chiusa a chiave. Presenta due fori che sembrano poter...
funzionare con oggetti rotondi. Fido, una valigetta chiusa a chiave così. Madonna. Eh sì, però c'è un interruttore, sì. Ah. Però facciamo questa qua è la mappa. Ah, vedi che ti segna. Ok. Facciamo. Vorrei combinarle, però non abbiamo neanche spazio per far... No, oddio. Lo spazio per prenderle entrambe ce l'abbiamo. Allora prendiamole tutte e due. Anche se io ho una cassa... Aspettiamo un attimo, però. Qua non c'è... Nota del conducente. La scheda di accesso per lo scompartimento del macchinista è nella mia borsa, come sempre, ok. Ma ho bisogno dell'altra chiave per poter aprire questo maledetto arnese. Devo averla persa da qualche parte. Se si trattasse di una chiave normale, sono sicuro che qualcuno la restituirebbe, ma questa è una chiave diversa dalle altre. Mi davo da fare per cercarla, ma se vi dovesse capitare di trovarla, siete pregati di rendermela. Grazie per la collaborazione. L'ho persa. Dove? Madonna. Siamo ok. Provo ad andare su di qua. Sì. Beh. Città e giorno gamberetti alla Mediterranea. Carpaccio. Bicchiere e bottiglie sono sparsi ovunque sul bancone. Io però non sono messo benissimo, Vorrei dire, magari uso la piantina al volo. Però un colpo. Era la pioggia. Eccoci, abbiamo un'altra piantina rossa. Ah, vedi? Aspetta un attimo. Questo lo devo prendere. Prendo la piantina. Ok. Ah, non siamo su ok. Siamo solo su attenzione. Cavac. Prendo rompighiaccio. La piantina rossa la lascio lì. No, cos'è? Ah. Ah, ovvero che sì, con triangolo si cambia personaggio, ok. Esamina. Un rompighiaccio da bar dalla punta acuminata, sembra piuttosto affilata. Servirà forse a Rebecca? Questa non posso prenderla, no. Lascia lì. Ancora sto schifo. Uova di qualche tipo, va bene. Camera 101. Io vorrei anche salvare. Spray medico. Non ho posto. Ah, però hanno messo il coso abbandona. Volendo. Non lo so. Questo cos'è? Ah, ma saranno i colpi del fucile questi. Eccolo qua. Porca vacca. No, questo lo voglio. Voglio anche lo spray. Però, fammi vedere una cosa. Ah, vedi, hanno messo poi anche la cosa che le puoi usare. Ottimo. Ottimo. Fa vedere la mappa. Com'è che è? No. No. Non lo so. Vabbè. Se mi danno il fucile a pompa vuol dire che potrebbe servire. Però abbiamo un sacco di colpi pistola. Quindi... Me scocciava abbandonare la piantina rossa. Proviamo ad andare così. Proviamo ad andare così. Comunque dobbiamo andare.
Ah, ma non andiamo di qua, non va. Non va, qua no, cosa c'è? Ah, c'è... Ecco. Cioè, tutto ci stanno dando, però io non ho posto. Io non ho posto, e non ho posto. Allora, aspetta. E qui ci devo tornare. Però... Cos'è sto coso? Ma è uno scorpione gigante. Ma no. Posso andarmene? Ok, grazie. Aspetta. No, aspetta. Intanto ho visto che la porta ci posso interagire. Ok. Quindi. Spero che la sua vita però non si resetti. Spero. Sparo. Come faccio a schivare? Ah. Attenzione. Aia. Non... Considerando che non vedo una mazza. Ok. Aspetta. Aia. Vado a prendere lo spray. Dire, se qua muoio... Allora, aspetta un attimo. Prendo lo spray, lo uso e no, qui devo andare di doppietta. Per forza, siamo messi malissimo. Allora, facciamo una cosa. Usiamo lo spray, prendo la doppietta. Abbandono la pianta, prendo la doppietta. Usa. Usa. Ok. Ok. No, dai, è perché è abituato con quelli vecchi. Allora, aspetta, con le altre. Questa l'abbandoniamo. Sì. Prendo la doppietta. Ho pochi colpi pistola. Prendo... Ah, ma se l'abbandono non la scarto. Ok, ok. Allora faccio una cosa. Non pensavo che come... Cos'è? In quelli... Nei remake, se scartavi la roba... Era persa. Invece qua no. Ok, allora sì, mettiamo le cose qua. Prendo i colpi... ditemelo però. Cioè io che cavolo ne so. Prendi il fucile. Ok. No, prendilo. Ah, hai bisogno di due blocchi. Allora, aspetta. Cosa lascio? Questo. Lo prendo, torno dopo. Ok. Fucile da caccia. Torno dopo a prendere. Equipa. Due colpi. Vabbè. Vabbè, sì, fucile da caccia. Ok. Il scorpione gigante. Vabbè. Me l'aspettavo. Ok, speriamo che in fatto di vita non si sia resettato. Oh, ma l'avevo preso. Aia. Però, senti. Non so se lo sto beccando. Boh. Non fa, perché non fa niente. Scusa. Cioè, non lo so. Che strano. Ok, non. Ah, ok. Così lo sto. Cavolo. Ok, così lo prendo. Anche piuttosto bene.
No, ho finito i colpi. No, e ciao, no. Aspetta. Ho finito i colpi. Aia. Urca. Caracca. Sì, vabbè, qui. Forse prima ho sprecato un aia. Qua moriamo male. Non abbiamo più vite, quindi come vada, vada. È morto? Attenzione. No, è morto. Ci sta mettendo 3 ore a morire. È morto? Ok. Boh, probabilmente avevo sprecato un sacco di colpi, non lo so, non lo so. Già mi hanno cambiato tutte le impostazioni qui. Ok. Ah, qua ha lasciato, cosa ha lasciato? Non me lo prende. Non me lo prende, cos'è? Aspetta. Ma scusa, ok. Apri pannelli. Ah, sì, ho capito dove usarlo, ok. Ok, qua ha sfasciato tutto. Vediamo cosa abbiamo, cosa abbiamo. Fucile scarico. Cioè, sono pieno. Allora, un attimo. Sì. Apri i pannelli, il pannello era in fondo, vero? Dove sono tutti quegli zombie. Aspetta. Allora, devo fare così. Sì, certo che... Allora, abbandona, sì. E abbandona. Possibile lasciare qui l'oggetto, ok? Pieno? Sì, può darsi. Perfetto. È impossibile. No, questo non posso lasciarlo, vabbè. O forse si possono lasciare solo un tot, probabilmente, non so. Ok. Questo è sparito. Adesso ci prendiamo il coso per salvare, perché salvo. Il punteruolo. E vediamo cosa avevo lasciato d'altro. Allora, la piantina rossa la lascio lì. Prendiamo il punteruolo. La valigetta che non mi prende. Vabbè, prendiamo anche i nastri. Ok. La prendi la valigetta? No, non volevo uscire. Vabbè. Quanto spazio abbiamo? Abbiamo ancora... Ah, un nastro! Cioè... Generosi. Abbiamo ancora 2 slot. Allora possiamo prendere tutto. Eh sì. Ok. Qua siamo sicuri, non c'è niente. Ok. Dovremmo aver preso tutto. Adesso torniamo indietro. Ok. La piantina questa la lasciamo lì. Adesso mi servirà il punteruolo per Rebecca. La cosa lì per noi, per aprire la botola. Il fucile lo lascio qui. Il coltello lo lascio qui. Cosa c'è qua alla fine? Fa vedere la mappa. No, prima l'avevo fatto apparire... elenco oggetti. Ah, ecco, vedi che te lo dice. Ok, perfetto. Comodo sta cosa.
Allora, sì. Dunque, no, il nastro me lo prendo. L'erba l'abbandono. La valigetta... non lo so. No, la valigetta me la tengo, perché alla fine cosa lasciamo qua? Coltello e... piantina rossa. Prendi... sì, apri i pannelli, sì. Ok. E vado. Ok. Vabbè, ma questo qua è un documento, aspetta. L'ho visto adesso. No. Qua c'è la stanza di salvataggio. Ok, ma è possibile che non c'è... non c'è la scatola. Oh. Magari non qui. Vabbè, comunque salvo. Sì, salvo. Okay.